when I see the barlet in the station. Piangiamo ancora ca disperazione. Barro guardava pesce la marina. Dalle si picchia meglio esattamente e da lontano pensa tutto quanto. Barletto c'è si bello quando chiama. Vado quelli a festa da luna, a scia sono fuga che non è. So poca stida ste la cosa bella, casare dopo al conto vei di stella. Seduso polca tenga menta, c'è posso morire a balletti s'accontenta. Tutti insieme! Balletto c'è si bello quando chiama. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Una buona giornata e un buon mercoledì 27 giugno, però vedete 27 dicembre, però è 27 giugno. Siamo a Barletta il 27 giugno, non, ripeto, non 27 dicembre, perché sembra più dicembre che giugno. Lo stupaese, ye bella se, 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 è veramente che ye bella se. Gli anni della Serie B. E allora, buon mercoledì a tutti quanti voi, gli amici di Barletta Vest, buongiorno, buongiorno, un buongiorno, vi giunge dall'Ello in Rosso che vi ho, che vi dà sempre il meglio del meglio. Il grande, grande, grande Raffaele. Siamo al 27, amici, 27. Bianco rosso, spezzato a tutto l'osso, zacchetto la nata gol in serie e vince, ma vedete. Ale, 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 ale,
succiode, bandire in mezzo a strada, bandire bianco rosso che mi ha scritto Serie B. Sarre gira e avendo lì fastidio, ma questo presidente mora stato la mafè. Ale, 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 ale. Siamo in diretta, te lo dico subito, non parlare, siamo in diretta. Oggi sto dando un passaggio a un grande amico, Giuseppe, e Avest. Grazie. È il mio giro quotidiano, Pino. Era mosca, s'apprezza solo amore, che tutti i cavalieri se ne vanno a saltare. Mezza strada. È una cosa che mo stavo dicendo, che spero di, che possiamo far riprovare i nostri figli, perché noi sicuramente, cioè come sta scista, in eccellenza, stiamo a fare non quei bellissimi campionati, che una città come Barletta merita anche un posto al sole. Per eccellenza stiamo facendo. Ma sta l'iscrizione. Sì, c'è qualche cordata del grande Enzo Bellino, ha trovato degli amici che almeno il calcio a Barletta non scompare. Il problema sai qual è? C'è molta gente che ha pure i soldi, è spaventato dalle esperienze negative delle ultras. Sì, vabbè, quello sì. La tela, te ne sto a spese, capisci? No, ma non è più come una volta, perché sono disinnamorati. No, ma a parte, ci sono anche le leggi che ora non ti possono più permettere di fare tante, perché ora chiedere un contributo è come se chiedi una tangente. L'Eneca prima era più facile, più semplice. Ma prima c'erano più soldi. Ora sentite il telegiornale. Non so quanti poveri in più sono aumentati nel 2017. Tanti. No, grazie a Dio. Diciamo che qua riusciamo ancora a andare avanti. Perché veniamo dalle vecchie tradizioni. Pane e pomodoro. Bravissimo. Noi. I nostri figli, se tutti adeguano a quelle cose, si faranno pure loro. Però gioco d'azzardo, slot machine, adro, un case e ecco. È la verità. Le scommesse, questa è la roba. Sì, c'è la disperazione. La disperazione, sì. Al gratta e vinci. Al gratta e vinci. 5 secondi a spanno di 5 euro. 5 euro? No, dico, io lei capisce, quindi non ho mai visto. Pino. No. Io ho visto proprio donne che si giocano gli stipendi dei mariti. Quella è la cosa brutta. E poi vanno facendo di malazione. E non va bene. Oppure da non credere che hanno appena 5-5. No. E come ti hai dato un sapete, Jeff, no? Turista di Zare, c'è bello sul paese. Dove andare a lavorare? Sì, alle 7:30 vado alla Denitis. Non è che ti ha creato problemi. No, sto facendo il buongiorno con De Pino. Tu neanche lo sai, quindi sei una bella chiacchierata con Pino. E Aves, non si dice niente. È un piacere. Mia moglie deve andare da Ruggero, che è nato l'altra bambina, che faceva denaro. Ah, è nato? Sì. Andava a femmina. Sei diventato nonno ormai non c'è più. Proprio ieri stavamo parlando che la gente dice che no, tu hai fatto un grosso risultato, perché la gente vuole bene. Ma è così. Ti stima. Ma è vero. È vero. Aspetta, quest'anno ne devo mettere. Sì, so tutto, mi hanno parlato i tuoi figli. Non ne parlare proprio. Però dai. No, io però l'ho fatto anche per dimostrare che l'ingiustizia umana e la cattiveria non è, capito? Sono d'accordo. Mi pensa che ti hanno strutto un cerchio di su. Pino, io dico che i soldi purtroppo servono, ma non sono essenziali. Sì, però la stima, la purezza,
sono i migliori soldi che puoi avere. Quando va a veglia, nessuno ti abbaccia la crepa. Anzi, ti alzi e ti dici: buongiorno Peppino. È la cosa bellissima. Quello che mi sta succedendo a me, caro Pino, io ora vengo stimato da tanti amici, persone che ho fatto ricredere nella mia vita, perché chi da bambino non ha fatto le cazzate? La conversione, questa. Scusa, che uno capisce che cosa deve fare nella vita. L'importante è che uno si ricrede e si mette sulla retta via. Tutti possiamo sbagliare. Roba di ragazzini, cioè, non dico, tutti possiamo sbagliare, siamo esseri umani. L'importante è che non cadiamo. Che capisci, poi con l'aiuto del Signore, perché è il Signore che ti aiuta. Ti aiuta tantissimo, la fede è la cosa essenziale. C'è purtroppo la fede, molta gente la vede solo quando sta con morire. Gesù aiutami, Gesù aiutami, no, non è così. O solo con Masmeta. Bravo. Vabbè. No, è una tradizione, sì. Ben venga. Però se tu gli dici, scusa, fallo tu Masmeta, perché non vai a messa, per esempio, a giugno, a luglio, a agosto? No, solo una tradizione. Mi va bene, magari rimane l'1% di quella. Sì. Di quella tradizione popolare, perché io ho parlato con il vescovo, disse: Pino, sono meravigliato, la chiesa strapiena. Non solo oggi, tutta la giornata è così. È vero, è vero. Tutta la giornata, sì, lasciami qua e tu giri. È già assai grande. Tutta la giornata. Vabbè. Bene, buona sera, giornata. Giornata. Ciao Pino. Ciao. Forza Barletta. Sempre. Forza Barletta, mi frega ci vuole da 70 volte, ma la mattina di Rizzi, Giuseppe detto a Pugno. Mi dare da Miani, Cita, che non faccio io. Ciao. Non volete, ho trovato un grande amico, veramente, una brava persona, Pino Rizzi, vi dico anche nome e cognome, è un signore veramente, è un signore. E allora andiamo a lavorare. Oh, che bel giro oggi, stamattina, che bel giro. Siamo andati anche all'ospedale di Piccoli. Schalt Mulei Travet. Boh, ma ci ha fatto che? Boh, ma ci ha fatto che? Ha fatto che? E allora, una buona giornata, buon mercoledì 27, nonché oggi è il compleanno di una grande persona, Vito Piccolo. Auguri Vito, di vero cuore, veramente, auguri Bavei, uomo d'esperienza, uomo che ha vissuto nell'Enel per tanti anni, il grande Vito, purtroppo non sta con l'umore giusto per motivi personali, ma non personali della famiglia, che ha avuto un incidente con suo nipote. Vabbè, chiudiamo qua perché neanche voglio entrare nel discorso, perché mi dispiace veramente. Ecco qua, qui siamo in via Rossini, vedete che bel giro mi sto facendo fare stamattina. Oggi non ho salutato nessuno, tutti gli amici, Vicky, Leonardo, Rosa, ho visto parecchi amici, ragazzi. Buongiorno, scusate, ma una bella chiacchierata con il grande Peppino è stato bello, dai. E chiudiamo con questa bellissima canzone, che non fa mai male questa canzone. In Puglia c'è una realtà importante. Lillolina! Barlette lì, con le battaglie vinte nella gloria. Le sue strade, il suo profumo ti conquisterà, il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierà con le affannate corse sulle spiagge, con un sole che riscalda il cuore nelle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei nei guai, ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Barletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo nella mano, uniti dalla realtà. Forza Barletta, 100.000
tra sorrisi e sogni, come in TV, per un momento cambia la realtà. Ti senti ciao Luigi, grande, buongiorno! Come il cuore della tua città. Un'altra persona eccezionale, il grande Luigi. Anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Anche se non ci conosce... Amici, condividete per cortesia, condividete, date un senso a questa passeggiata mattutina, datemi un senso per favore, state insieme con me. Che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi no, non Jacopone, buongiorno. La 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 la. Grazie Barletta, lo dico anche io, grazie ragazzi. E con questo vi auguro un buon mercoledì 27 giugno, non dicembre, perché sembra che è dicembre. Però oggi non fa freddo, siamo a 16 gradi e mezzo. Ha piovuto tantissimo una mezz'oretta fa, ma tutto a posto, tutto a posto. Con questo vi auguro sempre il meglio del meglio. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, onomastico, compleanno, qualsiasi ricorrenza festeggiatela, perché è sempre bello festeggiare. Perché quando c'è un matrimonio, quando ero ragazzino mi ricordo di questa chicca che vi sto dicendo, ogni matrimonio, quando avevo 20-25 anni, tutti i parenti si sposava mia sorella, venivano da me: Lello, il prossimo tocca a te, Lello, il prossimo tocca a te, Lello, il prossimo tocca a te. Poi, quando succedeva qualche funerale, dice il prossimo tocca a te, poi non ho detto più. Vabbè dai, è una piccola chicca che ho voluto dire. Una buona giornata ragazzi, auguri, 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 auguri. Auguri a Vito Piccolo, ripeto, una grande persona. Li stringo forte, un abbraccione. La signorina non vuole dare precedenza. La date ogni tanto, la date e non capisci, la date. Ciao Fedele Di Giorgio, un bacione. Ciao Luigi, Luigia, ciao mamma Concetta, tutta la razza via. Buona giornata a tutti. Barlit e Avest, ciao ragazzi.